Buongiorno a tutti e buon giovedì santo. Siamo arrivati in quello che è il momento centrale dell'anno liturgico, quello più intenso, il Triduo Pasquale. Da oggi siamo chiamati in modo speciale ad ascoltare le parole di Gesù, a stare con lui, a rivivere i suoi gesti, a soffrire con lui, ad aspettare con lui per poi risorgere con lui. Il Giovedì Santo ci viene presentato nel racconto di San Giovanni al capitolo 13, dove ci viene raccontato di un uomo che cerca di amare fino alla fine. Quest'uomo è Gesù. Con lui vi sono altri uomini, i dodici, i quali credo che non lo capiscano, non lo comprendano neanche. Perché? Perché ognuno pensa di andare per la propria strada. Ognuno fa la sua strada, che è già uno dei primi mali da riconoscere, quello di pensare di andare da soli. Pietro, che era stato designato per guidare la Chiesa, per presiedere, si perde un po', si smarrirà, lo vedremo nei prossimi giorni, arriverà a rinnegare Gesù e dimenticherà i forti momenti di condivisione che ha fatto con Gesù negli anni precedenti. Giuda, che vuole liberarsi di Gesù, ha in mente di venderlo perché lui è un depistato dal male, è un deviato. E poi abbiamo gli altri dieci, che non vorrei sembrare irrispettoso, però penso che non sappia neanche da che parte siamo voltati. Il racconto quindi ci presenta questi personaggi, appaiono a noi come in uno specchio dove noi possiamo individuarci nelle singole figure, a quali di loro assomigliamo. Il Giovedì Santo ha due nuclei importanti che sono la lavanda dei piedi e la cena con l'offerta del pane e del vino, corpo e sangue di Gesù. Per poter comprendere però il significato di tali gesti, dobbiamo rifarci a una frase, a un concetto che Gesù ha espresso poco prima da alcuni giudei, dove dice: "Per questo il Padre mi ama, perché depongo la mia vita per poi riprenderla di nuovo." In San Giovanni questo termine riprenderla indica chiaramente il riceverla di nuovo, perché non puoi riprenderti la vita, non è un giocattolo, è anche logico, nessuno di noi si è preso la vita, ma l'ha ricevuta da qualcun altro. C'era un bellissimo gesto che faceva il mio ex parroco, che adesso è morto, Don Franco, quando lui compiva gli anni, chiamava la mamma per dirle, per ringraziarla perché da lei aveva ricevuto la vita. Che bravo, è un bel gesto questo. Anche Gesù, dicendo che così riceve la vita di nuovo, sta a indicare che il suo gesto è di profonda fede, perché non ha garanzie dal punto di vista umano, non può prendersela con le sue possibilità, con le sue capacità, ma la riceve, quindi è un gesto di fiducia. È nella fede che Gesù sa che Dio, il Padre, gli darà vita nuova. È un bel esempio anche per noi questo. E il Giovedì Santo quindi ha un forte elemento di carattere esortativo, ci invita a fare la stessa cosa. Perché? Perché i due momenti, le due azioni sono seguite da due comandi di Gesù, dove dice: "Fate questo in memoria di me, imitatemi." Credo sia anche l'unico caso nel Vangelo dove Gesù chiede di essere imitato. Dicevo, quindi ha un forte valore esemplificativo e ci chiama a far sì che il gesto di Gesù diventi un gesto di Gesù nei nostri confronti, per passare poi a essere un gesto nostro nei confronti di ciascuno di noi, ad avere un valore di carattere reciproco, una sorta di movimento circolare, un circolo virtuoso, circolo virtuoso. Ci siamo mai chiesti poi perché Gesù non abbia compiuto un miracolo come ultimo gesto prima di morire? E il significato è questo: ha voluto compiere un qualcosa che fosse alla portata di tutti, che tutti potessimo fare. Ecco perché dicevo che ha un forte valore esemplificativo. Sono solo alcuni esempi, questi alcuni passaggi che ho messo in evidenza. Potremmo approfondire meglio il discorso nella messa della sera. Vi aspettiamo sul canale OraTube del sito oratorioleno.it nell'indirizzo che verrà indicato al termine di questo messaggio. Intanto vi auguro un buon Giovedì Santo, ci vediamo alle 20:30. Buona giornata.